Radio. You radio. Allora niente, cominciamo subito con le domande. Va bene, allora, ovviamente l'intervista riguarda il concerto che si terrà a Siena questa sera per il Festival della Città Aromatica. E quello che ti volevo chiedere inizialmente è che ormai il Teatro degli Orrori sono una realtà affermata, è uno dei gruppi più seguiti, più ricercati e apprezzati del panorama musicale italiano. E volevo dirti, vi aspettavate tutto questo successo quando nel 2007 è uscito il primo album? Non a questi livelli. Avevamo la percezione già all'inizio, un po' prima dell'uscita del disco, quando ci siamo proprio formati, abbiamo cominciato a scrivere le prime canzoni, abbiamo avuto da subito la percezione che quello che stavamo facendo era qualcosa di estremamente particolare, su cui puntare parecchio, perché avevamo proprio questa sensazione di una cosa, quando è strana, molto strana, probabilmente perché non l'hai mai sentita, e quando una cosa non l'hai mai sentita probabilmente è la cosa giusta da fare, ecco. Speravamo in un seguito di un certo tipo, ci è arrivato un seguito più grande di quello che ci aspettavamo, e ne siamo ben felici. Quindi non a questi livelli, ma speravamo in quello che sta succedendo, ecco. Ok. E quello che ti volevo dire, nelle vostre canzoni ci sono sempre molte citazioni letterarie, ma e anche teatrali, da Rimbaud a Majakovskij, passando anche per Baudelaire. E quindi un'altra cosa che mi piaceva sapere era se, oltre a diffondere la vostra musica, ovviamente i testi, vi sentivate anche un po' portatori di cultura e anche un po' di stimolo per i giovani, visto che è un periodo anche così difficile per l'istruzione italiana e per la scuola in generale. Beh, guarda, è bello che la musica abbia una funzione diversa da quella del semplice intrattenimento. Non ho mai creduto alla musica come solo intrattenimento. Per cui nella musica che facciamo c'è tutta una serie di richiami culturali, letterari, musicali, di un certo tipo, che è bello mettere sul piatto, insomma. Poi in un momento, ripeto, come hai detto anche tu, in un momento storico in cui il sapere le cose sembra quasi un crimine, è giusto e bello portare avanti un discorso anche di cultura reale, insomma. È la prima cosa che ci interessa in qualche modo, non ci interessa il far ballare la gente. Abbiamo buttato la cosa su un altro versante, ecco. E questo forse è anche uno dei punti di forza del Teatro degli Orrori, insomma, che non è la solita canzonetta. Ok, invece adesso volevo parlare un pochino dell'album Il Mondo Nuovo, che è uscito a gennaio del 2012. Una cosa che mi incuriosiva era chiederti il fatto di aver fatto per la prima volta un concept album. Da dove è venuta fuori questa idea e se è stato, diciamo, differente rispetto alle produzioni precedenti? Dunque, l'idea di un concept ce l'abbiamo da un po' di tempo, perché siamo tutti appassionati a i concept nella storia della musica sono belli, ci piacciono, da Tommy in poi, non so come dire. Era un po' che ci pensavamo, e nello strutturare il disco è stato anche più bello del solito, cercare di incanalare tutto il discorso che sta dentro un disco in un unico argomento, in un unico ambito di lavoro. Era la prima volta, ci piaceva proprio l'idea in sé, perché è bello riuscire ad approfondire un argomento, una serie di argomenti, un tema o un ambito un bel po' con un disco. Volevamo provarci e l'abbiamo fatto. Ok, sempre riguardo all'album, il Sangue Freddo ha avuto un successo, diciamo, un ottimo successo sia dalla critica che nel pubblico. E questo ha influenzato in parte Il Mondo Nuovo, in qualche modo? Non più di tanto. È il Teatro degli Orrori che fa le cose, non è il pubblico. Quindi è quello che ci sentiamo di fare quando abbiamo fatto il disco. È chiaro che le aspettative dall'esterno ci sono, le sentiamo, la pressione c'è, l'abbiamo sentita e tutto il resto, ma quello che abbiamo fatto
non è nient'altro di quello che avremmo potuto fare, niente di più. Era già un percorso. Fa parte di quello che c'è, è quello che siamo, il disco che abbiamo fatto, per cui non poteva essere molto diverso, ecco. A Ok. prescindere dalle aspettative esterne, insomma, è una questione che noi facciamo musica, poi è chiaro che con un occhio all'esterno, ma non è lì il discorso, ci interessa fare musica per fare musica di qualità e basta. Ho capito. E invece per quanto riguarda il titolo, che appunto è Il Mondo Nuovo, oltre al riferimento a De André, che infatti l'album doveva essere chiamato Storia di un immigrato. Il titolo poi Sì. successivamente scelto fa riferimento al libro di Aldous Huxley. Volevo chiederti, quindi la vostra visione del futuro è quella che si rispecchia nel romanzo di Huxley? Cioè ci aspetta un futuro asettico e tutto possibile intorno? Allora, secondo me viviamo in qualche modo già in quella realtà, se vogliamo essere proprio spietati. Però il mondo nuovo è anche qualcosa che noi dobbiamo costruirci perché è nuovo e quindi è una cosa che non esiste ancora e sta un pochino a noi, anzi non un pochino, un po' più di un pochino, ma comunque sta a noi vedere che mondo arriverà dopo questo mondo vecchio. Huxley ha una sua visione delle cose che io posso anche condividere, non vedo grosse rivoluzioni positive sulla Terra, se devo essere sincero, in Italia, ma la possibilità di creare un mondo migliore, oltre che essere nuovo, sta soltanto a noi e quindi vediamo cosa succede. Ok, e invece per quanto riguarda la parte anche musicale dell'album, ci sono tantissime collaborazioni e in Cuore d'Oceano c'è la collaborazione in particolare con Caparezza e gli Aucan. Questa strana, diciamo, combinazione come è venuta fuori? Ah, quando si stanno, allora, quando si fanno delle cose in studio strane, quando si fanno degli esperimenti strani, le collaborazioni vengono fuori da sole, in qualche modo. Quando c'è un progetto in ballo che è così anomalo, è facile trovare colleghi o complici in un fatto come questo. Abbiamo pensato a Cuore d'Oceano come un pezzo strano, anomalo per il teatro degli orrori, abbiamo pensato a dei personaggi anomali da mettere assieme come mix ed è venuto fuori un pezzo assolutamente anomalo, a maiuscola, ed è bellissimo tentare delle strade nuove, diverse e proprio strane, vedere mettere insieme cose estremamente diverse tra di loro e vedere cosa succede. Il risultato ci è piaciuto, ci ha sorpreso e quindi evviva gli esperimenti di questo tipo in qualche modo. Ok. Visto che si parlava di esperimenti, volevo chiedervi, diciamo, voi come vedete la musica italiana attuale, sia alternativa che non, e se ci sono dei gruppi emergenti che vi piacciono o in questo caso se ti piacciono particolarmente. Dunque, in Italia c'è un sottobosco molto florido, se vogliamo, ci sono un sacco di piccoli piccoli gruppi che stanno cercando di fare qualcosa di decente. C'è poco spazio per tutti, c'è poco spazio per tutti in Italia, per cui, perché il mercato è fermo e non c'è in qualche modo, per cui è difficile che le cose escano, ma questo non vuol dire che le cose non esistano, ecco. Ci sono delle realtà valide che spero che nei prossimi anni possano uscire in modo insomma dignitoso, ecco, sarebbe bello. Ti posso fare qualche nome? Io non so, sto vivendo a Torino in questo periodo e ho a che fare con alcuni gruppi. Ci sono i Nadar Solo, che sono una band molto interessante che sta per uscire con un disco. Ci sono altre produzioni piccole che che usciranno questo autunno e che sembrano interessanti. Vediamo cosa succede. Ce ne sono di realtà. È difficile, il problema è che il momento storico è veramente molto difficile, per cui è difficile paradossalmente è difficile anche per il Teatro degli Orrori essere in Italia nel 2012, figuriamoci per un gruppo che deve ancora fare un disco. Quindi io spero per i piccoli gruppi che ci sono, che sono validi, di riuscire ad avere la forza, la costanza di continuare a fare quello che fanno riuscire a venire fuori in un momento anche così difficile. Eh sì, dico, è difficile anche per le piccole radio, quindi immagino anche È difficile per tutti, per io mi immagino tutti. quasi difficile per un gruppetto all'inizio del suo viaggio.
soltanto trovare dei concerti da fare o un'etichetta che ti possa stampare 1.000 copie di un disco sembra impossibile oggi. Però è così, quindi chi ha la forza, la finanza di tenere botta e continuare a fare quello che fa, probabilmente un giorno verrà ricompensato. E qui vediamo poi, vedremo chi ha la forza, la finanza di continuare, probabilmente sono quelli che meritano di restare. Eh sì, eh sì. Volevo tornare un attimo ai live, perché voi in questo 2012, in questa metà, diciamo, avete suonato dappertutto, sia il 1º maggio, la Delta Wave, e anche il 19 maggio all'Aquila insieme agli After Hours. Volevo chiederti com'era nata l'idea di questo concerto e poi quali sono state le vostre sensazioni, le vostre emozioni Il durante sì, del concerto all'Aquila. concerto all'Aquila è venuto fuori da un'idea degli After Hours che volevano come si dice, richiamare l'attenzione un attimo sulla questione L'Aquila e su quello che è successo a suo tempo. E tra l'altro il concerto è coinciso con il terremoto che c'è stato la prima scossa del terremoto che c'è stato in Emilia, quindi è stata una coincidenza abbastanza strana. È stato figo suonare nella piazza principale dell'Aquila in un contesto molto 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 strano rispetto a... Cioè, l'Aquila è una città strana perché è tutta piena di impalcature, è tutta chiusa, però è una città che comunque ha delle persone dentro che cercano di vivere in quella realtà. E speriamo che non succeda anche in Emilia la stessa cosa che sta succedendo all'Aquila, perché non si può vivere in certe condizioni. È stato bello suonare in quel contesto. C'era la piazza piena ed era come la sensazione che tutti avessero voglia di esistere, di far vedere che esistono. Ed è un piacere aver partecipato a una cosa del genere. Insomma, se possiamo dare una mano per queste cose, lo facciamo. Ti ringrazio anche io, visto che sono abruzzese, ti ringrazio, diciamo, anche di più a nome di tutti quanti perché è stata un'ottima cosa. Per esempio, da poco hanno suonato anche i Subsonica all'Aquila, quindi è bello vedere che anche altri gruppi seguono il vostro esempio per, diciamo, puntare ancora l'attenzione su un tema che quando si spengono poi le luci diciamo, dei Sì, riflettori della televisione sembrano scomparire. esatto, invece la gente resta lì e continua ad esserci, è lo stesso problema che si sta vivendo in Emilia comunque, e bisogna cercare di stare attenti a queste cose perché sono abbastanza pericolose. Ci sono dei metodi nella gestione del problema L'Aquila, della gestione del problema Emilia che hanno insomma, del militare, è vero, quindi bisogna stare un po' all'occhio su certe cose, È secondo vero. me, personalmente. Sì, condivido anch'io. Invece parlando di musica, nel 2011 è uscito il tuo primo album da solista, Allusioni, che è un disco strumentale, acustico, 5 tracce che ho ascoltato e sono davvero eccezionali. Anche qui ti chiedo, lo so, sembrano domande un po' ripetitive, però come è stato prodotto questo primo album? Ce ne saranno altri? Allora, questo disco il mio disco è venuto fuori da solo, in un momento di pausa dopo la fine del recente tour del Teatro degli Orrori. È un disco che è uscito da solo con una forza che non mi ha permesso di non farlo uscire, per cui è una cosa che doveva succedere. Non so se lo succederà, nel senso che non intendo fare una seconda puntata di Allusioni, sarebbe ripetersi e sarebbe... Boh, noioso per me. Se devo fare qualcos'altro, troverò un modo diverso, un nuovo modo per fare qualcosa. Mi è interessato, mi è piaciuto fare il lavoro che ho fatto sulla 12 corde perché è uno strumento molto, molto interessante e non avevo mai affrontato in quel modo. Ho fatto un tour di accompagnamento visto del disco che è andato molto bene. Sono felice di aver fatto quella cosa, perché ha anche un senso per me e per proprio il concetto che c'è dentro il disco, che è molto attuale ed è legato, volendo, si può legare anche al teatro degli errori dell'ultimo disco, si può legare a un sacco di cose. Non ci sarà un seguito uguale, perché ripeto, non mi interessa. Vediamo cosa mi viene in mente, se mi viene in mente qualcos'altro prossimamente, non lo so, non mi pongo problemi né limiti. Ok, allora ancora 2 domande e poi ti lascio andare perché immagino sarai impegnatissimo. Tornando al Teatro degli Orrori, ti chiedevo se c'era una canzone o più canzoni a cui ti senti più legato e se ce n'è un motivo che ci vuoi dire, se ci vuoi dilogare. Dell'ultimo disco? O dell'ultimo disco, anche in generale dei 2 precedenti.
Poi io adoro tantissimo la canzone di Tom del primo disco, è la mia canzone preferita in qualche modo perché ha una genesi ed ha sempre un risultato anche dal vivo che è sempre sorprendente, è una potenza rara. Mi piace molto, boh, non lo so, non so, sono tutti figli quelle canzoni, per cui è difficile decidere chi è il figlio preferito. Non si può Sì. dire. A parte Tom, che quello è proprio, ma è una questione proprio emotiva legata alla storia del teatro degli orrori, è una questione personale nei confronti della canzone, per cui è inevitabile. Ma bene o male sono tutti i pezzi, sono dei pargoli, quindi è difficile stabilire chi è meno. Posso immaginare. Niente, l'ultima domanda ti volevo chiedere, quindi progetti futuri per quanto riguarda il teatro degli orrori, cioè quindi del tour poi? Ne stiamo parlando questi giorni. Dobbiamo capire un po' come fare, come organizzarci, cosa fare nei prossimi tempi. Adesso stiamo portando avanti questo tour che è bello impegnativo e ci occupa veramente grande spazio della nostra vita. Avremo una piccola pausa tra un mesetto e penso che lì sarà il momento di cominciare a decidere realmente come organizzarsi per il futuro. Non lo so, dobbiamo ancora capirlo. Ok, va bene, allora grazie, ti ringrazio ancora per la A disponibilità, te. vi facciamo in bocca al lupo per tutto, anche se non avete bisogno, perché ormai davvero No, siete... ce n'è bisogno, sempre bisogno. E quindi ci vediamo questa sera per il concerto Dai. a San Francesco qui a Siena, e niente, grazie ancora e buon in bocca al lupo per tutto. Grazie, stasera, ciao. Grazie, ciao. You radio? 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 You radio?